Ragazzi, siamo. Abbiamo visto il secondo teorema di Bruddino, che permette di calcolare l'area delle superfici di rotazione. Vediamo il primo teorema di Bruddino. Lo enunceremo senza dimostrazione. Che siano R un asse del piano. E di un dominio normale nello stesso piano complanare sia di inclusione per quadro. Un dominio normale complanare con l'asse, complanare con R. E tale che R non interseca l'interno di D. E sia R un asse del piano e D incluso nel quadro un dominio normale complanare con R, e tale che R non interseca l'interno di D. Il volume del solido di rotazione ottenuto ruotando di un angolo alfa intorno ad R è dato dal prodotto della misura di D per la lunghezza dell'arco di circonferenza percorso da baricentro di D durante la rotazione. Che cosa è l'asse baricentro di D? Sia di incluso nel quadro un dominio normale. Il baricentro di D
è il punto primo del piano di coordinate 1 con la misura di D, l'integrale doppio su D di X di Y, 1 con la misura di D, l'integrale doppio su D di Y di X. Vediamo qualche caso particolare del teorema di Bruddino. Sia F di AB di 0 più infinito, una funzione continua, e sia di uguale insieme con x y appartenenti ad R4, tale che x è maggiore o uguale di a e minore o uguale di b, y è maggiore o uguale di 0 e minore o uguale di f di x. Questo è il vostro dominio di. Faccio notare D intorno all'asse X di un angolo alfa, d'accordo? Vediamo un po', chi è il baricentro? Il baricentro di D, per che è il baricentro di D. Allora, quando il baricentro, quando il dominio ruota intorno all'asse X, il suo baricentro descrive una circonferenza intorno all'asse X. In questo caso, chi è? Chi è il raggio di questa circonferenza? La prima componente o la seconda componente? Seconda componente. D'accordo? Quindi V, il volume di solido di rotazione, è dato dalla misura di D, d'accordo? Per alfa, per il raggio 1 sulla misura di D, l'integrale doppio su D di Y di X di Y. Questi e questi si semplificano, è uguale a alfa integrale tra 0 tra, scusa, tra i B, l'integrale tra 0 ed f di x di y di x, d'accordo? Che è uguale ad alfa integrale tra e b, la primitiva questi y al quadrato mezzi, quindi alfa mezzi f al quadrato di x in x, d'accordo? Quindi questo è il volume del solido che si ottiene facendo ruotare D intorno all'asse X. E se invece vado a ruotare intorno all'asse X, cioè ruotare intorno all'asse Y, che cosa cambia? Chi sarà il raggio della circonferenza percorsa dal dell'arco di circonferenza percorsa dal baricentro? La prima o la seconda componente del baricentro? La prima. La prima, quindi il volume in questo caso è andata a B uguale la misura di D alfa 1 sulla misura di D, l'integrale doppio su D di X di X di Y è uguale ad alfa
l'integrale tra e b, l'integrale tra 0 ed f di x, x di y, di x che è uguale ad alfa, l'integrale tra e b. In questo caso x è il denominatore di y, quindi posso portare x fuori dell'integrale. X, l'integrale tra 0 ed f di x, quindi y è giusto f di x. Questo è il volume del solido che si ottiene ruotando un angolo alfa il dominio di intorno all'asse y. Chi vuole venire alla bagna? Per gli esercizi. Venire alla bagna. Allora, ragazzi, possiamo cancellare? Avete copiato? Copiate, ragazzi. Possiamo cancellare? Però lascia questa qua. Si muove? No, sono già seguito. No, quest'anno stavi seguendo? No. Ah. Poi mi ricordo le facce delle persone. Questo. Allora, ragazzi, vogliamo calcolare il volume della sfera. D'accordo? Di raggio R. Come possiamo fare? Invece il piano di XY. Allora, disegniamo la circonferenza, centro, origine e raggio R. L'equazione di circonferenza qual è? X, x quadro più y quadro è uguale r quadro. D'accordo? Questo, se questo è r. R è raggio della circonferenza. Consideriamo la semicirconferenza che si trova nel piano, nel semipiano y maggiore di 0. D'accordo? Questa è la circonferenza. Questo è il grafico della funzione. Qua possiamo presentarci y uguale. Allora, la radice di r quadro meno x quadro. Con x che appartiene a meno r, r. D'accordo? Quindi se consideriamo soltanto questa circonferenza, è il grafico di questa funzione. Consideriamo questo dominio di questo tempo faccio il dominio di che di uguale, prendi si graffa x y appartenente a r quadro tale che x è compreso tra meno r ed r e y è compreso tra 0 e radice
D'accordo? Allora, se ragazzi, se facciamo questo domino normale, se facciamo notare questo domino di un angolo 2π greco intorno all'asse x, otteniamo la sfera. Per calcolare il volume della sfera usando il teorema di Goldin. Quindi possiamo usare la prima formula, che stiamo notando intorno all'asse x. D'accordo? Quindi volume della sfera, diciamo qua, volume sfera, è uguale a alfa, in questo caso è il nostro, è 2π greco, quindi 2π greco diviso 2 fa π greco, per l'integrale tra meno r ed r di f quadro, quindi a metterci r al quadrato meno x al quadrato in dx uguale a π greco. Questo viene R4 per aperta l'onda. No. Aspetta, la cosa viene R4 per 2R, quindi viene 2R al cubo. D'accordo? Meno la primitiva di X quadro, chi è? X al cubo terzi. X al cubo terzi calcolato tra meno r ed r, che è uguale a π greco aperta 1 2 r al cubo, poi meno r al cubo terzi al cubo terzi, che uguale 6 al cubo e al cubo e al cubo terzi tutto diviso 3 tutto di R, che uguale a 4 terzi π greco e R, stanno più in linea, d'accordo? Ragazzi, non venire alla lavagna, facciamo anche esercizio di integrali triti. Prego. Posso cancellare, ragazzi? Ok, cancelliamo. A grande il cilindroide di base B grande relativo alla funzione
z uguale y. La funzione. La funzione. Ah, okay. Punto. Calcolare l'integrale triplo su A di 1 fa fratto y al cubo dx, dy, dz. Dove b, questo è il minore. Mettilo qua. Centro è 1. Sì, infatti. Qua un mezzo. Qua un mezzo. Quindi B è il dominio tratteggiato in figura. Ragazzi, questo è il vostro dominio D. Questo è B. Iniziamo già qui sopra. Questo è il vostro dominio B, d'accordo? Poi avete la funzione definita su B. La funzione definita su B è a valore in R, che è a x y associa y, d'accordo? E chi è il vostro dominio A? Quello del cilindrone di base B, A uguale x y z. No, virgola è x, virgola sì. Appartenente ad R3. Tale chi? Due punti. La coppia x, y. X, virgola y. Appartiene a B. E virgola z è compreso tra 0 maggiore o uguale di 0. E meno o uguale. Y. D'accordo? Quindi la z dove si trova? Tra il piano x y e il grafico della funzione z uguale y. Ragazzi, cioè, riprendiamo allora. Quindi noi eravamo rimasti. Quindi questo è il nostro insieme A, d'accordo? Quindi per calcolare l'integrale triplo, che è un dominio normale, questo rispetto al piano xy. Quindi c'è l'integrale triplo, quindi allora l'integrale triplo su A di 1 fratto uguale. Applichiamo le formule di riduzione, quindi uguale integrale doppio su b per integrale aperta tonda, integrale tra 0 e y dz dx dy, d'accordo? Continuiamo, andiamo a scrivere perché ci serve tutta la maglia. Questo è l'integrale doppio su b. Allora state integrando in dz, quindi 1 su y al cubo lo potete portare fuori dell'integrale. Per y. L'integrale tra 0 e y in dz è y. È uguale. Integrale doppio su b.
D'accordo? Adesso ragazzi dobbiamo integrare gli ali condotti per integrare su B. Diversi modi possiamo farlo, abbiamo due modi diversi per calcolare questa integrale. Primo possiamo vedere questo dominio come un dominio normale rispetto all'asse di Y. E quindi due funzioni, una è questo è il grafico della funzione bassa e questo è il grafico della funzione che sta sopra. Quindi tipo, come possiamo scrivere B? Vedendo come dominio normale rispetto all'asse di Y. B uguale, integrale, x y, appartenente a R quadro. Y dove vale? Da un mezzo e 2. Dove vale la x? Scriviamoci l'equazione della circonferenza. Questa è la circonferenza di centro e punto. Scrivo qua. Sì. Aspettate, questa è la circonferenza di centro e punto 1, 0. No, scusate, 0, 1. 0 e il raggio 1. Quindi cosa viene? X al quadrato più aperta 1 y meno 1 al quadrato è uguale a 1. D'accordo? Di fronte? Quindi questo è la tascina. La legge. Doppia legge. X uguale. Y uguale. Quindi y uguale a 1. 1 e 1 possiamo semplificare. Quindi x uguale. X è uguale. X uguale. Quindi, chi sono le due funzioni? Chi è la funzione? Questa chi è? Y uguale? No, questa è x uguale? Radice quadrata di 2y meno y quadrato. Questa? È quella uguale a meno radice quadrata di 2. D'accordo. Quindi, possiamo scrivere y vale tra un mezzo e 2, virgola. X dove vale? Tra meno. Tra meno radice quadrata. Trovate? D'accordo, allora andiamo avanti. Applichiamo le forme di riduzione. Possiamo lanciare questo, ragazzi? Lanciare. Quindi questo è uguale. Vediamo qua. Tra meno radice. No. Il dominio normale rispetto all'asse? E quindi? Tra meno un mezzo? Un mezzo e due. Tra un mezzo e due. Aperto? Integrale. Per uno. D'accordo? Provate ragazzi, spendo un dominio normale rispetto all'asse Y. Possiamo dire? È uguale a un mezzo. Mi danno un mezzo e 2, no? E 2 da 7. Sì. Uno su Y quadro posso portarlo fuori, quindi è due volte questa. Deve essere integrale. E la radice di 2. E viene due volte la radice. Ah sì, è vero. Due volte la radice che è uguale due volte 1 su y sono 4. Ragazzi, qui mettiamo y in evidenza. Metti y in evidenza 1 su y sono 4. Poi nella radice metti y in evidenza. Scrivo qua radice, sì, in dei y. Come si fanno questi, ragazzi? Si deve integrare qui. Questo avete quando meno a x quadro più meno, sì, il coefficiente negativo, no? Questo qui
il termine del quadrato. Questi fanno questi qua. Allora moltiplicate e dividete per y all'interno della radice. Questo è uguale a due volte, qua un mezzo e uno e due. Di 1 su y quadro, la radice, quindi y quadro. Sempre sotto la radice. Quindi questo è uguale due volte l'integrale tra un mezzo e due. Allora y quadro posso portarlo fuori dalla radice, verrebbe il modulo di y, ma y è negativo, positivo, perché sa come il proprio unico il proprio y, quindi y deve essere 1 su y, per la radice di 2 meno y fatto y, d'accordo? La sostituzione che si fa adesso, questa radice uguale a t. No, scusa, questa cosa è uguale? Uguale, sì, sì. Sì, y. Y. Quindi 24 y più y uguale a 2. Questo volete scrivere? Questo volete scrivere? Quindi. No, ti guarda, pare y qua, T4. Eh sì, questo è T4. T4 o no? T4 più y uguale a 2. D'accordo? Quindi y. Grazie a y. No. No. Niente y è grazie. Niente y è grazie. Y. Uguale a 1. Vai un capo. Uguale più 1. Uguale 2. Lascio io. Abbiamo calcolato la y, d'accordo? Poi, calcoliamo il dy. Quindi la sola dy. Sotto il quadrato. Quindi meno 2. Moltiplicato 1 meno la prima di tutti. Provate ragazzi. Quindi andiamo a sostituire, quindi la cosa diventa. Scrivo qua. Sì. Sì, però dopo c'è varianza, è una funzione. Uno su y cosa dobbiamo mettere? E su y, quindi viene esce t quadro più 1 fratto 2. T quadro. Fratto 2. Poi cosa la dice? La dice t. Che moltiplica meno 4 t poi dove sta quando y è uguale a un mezzo cosa direi? 2 meno un mezzo tratto un mezzo quindi 2 meno un mezzo. Ma questo è 4, 4 meno 1 è 3, no, 3.
se non vuole 2 non c'è 0. Quindi è ripetuto. Se 0 arriva qui. No, praticamente. Sì, certo. Vi trovate, ragazzi? Trovate? Che uguale? Allora, niente. Due, qua ci sta, un 2 e 2 si sente. Poi, questo per semplificare con... Poi, meno scambi qua di estremo, quindi più 4. 4 per mettere quasi. 4 4 0 0 3 cosa è questa? T quadro fratto T quadro più 1 quindi T che è uguale a 4 l'integrale tra il 0 e il radio dal 3 di T quadro sommiamo e sottraiamo con T quadro più 1 fratto T quadro T quadro più più no meno scusa meno T quadro più T quadro più la parentesi che è uguale cancello il primo fa 1 quindi 4 radical 3 cancello chi è primitivo di 1 fratto T quadro più 1? La tangente quindi è uguale scusa ma 4 non finirà anche lui 4 perché meno scusa? Perché qua che la fai uguale questo è meno 1 fratto più 1 meno 1 che è uguale 4 radical 3 meno la cotangente di t tra 0 tra 0 da piacere che uguale 4 radical 3 meno la cotangente di radical 3 quant'è? Pi greco terzi meno 4 pi greco terzi la cotangente di 0 e 0 d'accordo? Sì. Ragazzi, adesso risolviamo in un altro modo, se ricordiamoci il risultato, quando ieri si è segnato il risultato, insomma, fai una cosa, cancella, lascia il disegno, questi voti lascia a dire,